Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Grecia, sì dell'Eurogruppo al piano, ma Atene amplia le riforme. Renzi da Hollande, intervento in Libia non è all'ordine del giorno. Mattarella ai magistrati, non siate né protagonisti né burocrati. Via libera dell'Eurogruppo alle procedure nazionali per arrivare a una decisione finale sull'estensione di 4 mesi degli aiuti alla Grecia. La lista di riforme presentata da Atene, si legge in una nota, è sufficientemente ampia da essere un valido punto di partenza, ma la Grecia deve ancora sviluppare e ampliare le misure. In Libia un intervento di peacekeeping non è all'ordine del giorno, lo ha detto il premier Matteo Renzi al termine del vertice italo-francese a Parigi. Il tema della Libia, ha aggiunto, è una priorità per tutta l'Europa. Il presidente francese Hollande ha assicurato: sosteniamo tutti gli sforzi dell'Italia perché all'ONU possiamo trovare soluzioni alla situazione di caos in Libia. I magistrati non siano né protagonisti né burocrati. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dei corsi della Scuola Superiore di Magistratura a Scandicci. Al termine della cerimonia, il Presidente della Repubblica è salito sul tram per raggiungere la stazione di Firenze e rientrare in treno a Roma. Gino Paoli si dimette dalla SIAE dopo l'indagine aperta nei suoi confronti per una presunta evasione fiscale. «Sono certo», scrive in una lettera al Consiglio di Gestione della società, «dei miei comportamenti e di non aver commesso reati». Per la SIAE le sue dimissioni sono un atto di grande responsabilità. Lorenzo 2015 CC vuole anzitutto essere un messaggio di speranza. Così Jovanotti presenta il suo nuovo album, composto da 30 brani. È un disco libero, sottolinea. Ci tenevo, spiega Lorenzo, che venisse fuori un lavoro veloce, non iperprodotto, che mantenesse il sapore un po' crudo delle canzoni, mentre nascono. E credo di esserci riuscito. Garcia è ancora l'uomo giusto? Perché no? È solo un periodo di qualche pareggio. Noi torneremo a vincere. Lo ha detto il presidente della Roma, James Pallotta, come riporta ForzaRoma.info. Su quanto fatto dagli ultra del Feyenoord a Roma, dice: è stato disgustoso e spero che i tifosi della Roma non facciano altrettanto.